Ciao a tutti, oggi ho deciso di inventarmi un video, stamattina girava così, e di mostrarvi un ipotetico kit da trucco che io preparerei qualora dovessi andare in vacanza o comunque diciamo i prodotti che utilizzo di più nel periodo estivo, quindi diciamo in questo periodo i miei preferiti, proprio perché magari sono dei prodotti che si adattano bene al caldo, che resistono al calore, tipo in particolare primer, fissanti, mascara particolarmente resistenti, eccetera eccetera, insomma i miei prodotti preferiti del momento e della calura estiva. Quindi cominciamo subito. Allora, innanzitutto io devo dire che di solito d'inverno non utilizzo ciprie perché comunque non ne ho bisogno, la pelle è piuttosto secca, però d'estate magari sento più il bisogno di usare una cipria e se proprio devo pescare tra le mie ciprie quella che porterei con me nel mio ipotetico kit sicuramente questa qui, che è la cipria della Lepo alla polvere di riso. Allora, questa cipria è veramente ottima ed è a base di polvere di amido di riso, come del resto molti prodotti della Lepo, e questa ha la caratteristica inoltre di essere colorata, vedete c'è scritto sabbia naturale, e quindi si adatta particolarmente bene anche al periodo estivo, perché comunque si ha la carnagione un po' più abbronzata, quindi è anche più carino avere una cipria proprio tenue, leggermente colorata, da un po' più di vita, no? E questa vi arriva con il... freschettino, quello per appunto applicare. Sto morendo, non ci fate caso, mi si è chiusa la gola improvvisamente, e praticamente sembra una polvere minerale perché si presenta con la sifter così, e lo vedete è tipo una color sabbia molto molto tenue, bellissima questa cipria, perché è la cosa bella dei prodotti della Lepo, anche del fondamento minerale, è che sono proprio setosi, hanno questa polvere fine fine, molto setosa, e devo dire anche molto opacizzante, quindi lo consiglio anche a chi ha per esempio problemi appunto di pelle grassa eccetera, e anche per l'estate, perché comunque opacizza però senza appesantire, è una polvere fine fine bellissima, sul viso si stende tipo seta, mi piace tantissimo, e come vi dicevo appunto opacizza bene, quindi ottima per il periodo estivo, questa è una cipria fantastica, ve la consiglio, tra l'altro l'ho presa sotto vostro suggerimento perché in tantissime mi avevate consigliato appunto la cipria all'amido di riso, quindi ottimo, tra l'altro ovviamente un ottimo incium a tutti i prodotti della Lepo, quindi muy bien. Fondotinta, simil fondotinta, d'estate diciamo io preferisco abolire proprio i fondotinta, anche d'inverno li odio perché mi dà fastidio tutto ciò che appesantisce la pelle e non ho grandissimi problemi di, diciamo, di imperfezioni, quindi se posso evito proprio di mettere qualsiasi cosa. Quindi nel periodo estivo prediligo proprio o non mettere nulla, oppure se devo scegliere qualcosa preferisco BB cream o comunque texture leggere. E questa qui che sto usando in questo periodo è fantastica, è la BB cream della Sobio. Vi ho fatto poi una recensione sia di questa che di quella con la texture classica. Ed è una BB cream che ha tantissime funzioni, tra cui il filtro di protezione solare. Ha una texture molto leggera, è una crema fluida, quindi io la applico proprio con le dita, ci metto 2 secondi, anche molto pratica, è uniforme all'incarnato, copre abbastanza bene le imperfezioni nonostante abbia una texture, sia una BB cream, sicuramente copre le discromie, tra l'altro ho preso il colore 02 che mi dà anche un tocco di vitalità, di vita, mi colora un pochettino però senza esagerare, e appunto come vi dicevo ha il filtro di protezione che per me nel periodo estivo è assolutamente un must, cioè scelgo appunto tutti i prodotti che abbiano possibilmente un filtro di protezione per evitare di scottarmi e di riempirmi di rughe alla tenera età di 30 anni. Quindi questa sicuramente è buonissima, la trovate sul sito Aya Nature, vi metterò poi il link qua sotto, purtroppo è disponibile per ora solo online. E poi per quanto riguarda invece poi proprio il make up cerco di ridurlo al minimo, diciamo i prodotti che porterei in questo ipotetico kit sono davvero pochi perché d'estate non mi va di truccarmi, sono un po' svogliata, sicuramente una cosa che non si può proprio dimenticare a casa è la matita nera, e se dovessi scegliere una matita nera sceglierei questa della NYX, che è la mia matita nera preferita, ed è la matita nera Stay On Glide On Waterproof 24 ore, ha una durata eccezionale proprio anche se c'è un caldo afoso, resiste un nero molto molto intenso ed è appunto la matita che ha la maggiore resistenza tra tutte quelle della mia collezione, e tra l'altro appunto è questo nero così intenso, è anche bella perché è sfumabile, cioè non è una di quelle che si fissano subito, vi dà la possibilità di sfumarla e poi rimane là e non si muove, quindi sicuramente porterei questa con me. Ho visto anche che la NYX sta aprendo dei punti vendita, speriamo che i prezzi siano decenti e non come quelli del sito che sono altissimi, e spero che arriveranno presto anche a Roma, incrociamo le dita.
Ombretti non ho scelto niente, perché comunque ombretti, diciamo, vanno bene sempre. Potrei portare qualsiasi degli ombretti della mia collezione nel kit, quindi diciamo uno vale l'altro, anche con la stagione estiva. Per quanto riguarda invece il mascara, ho scelto questo, che è l'Ultra Black di Catrice, Lashes to Kill. Questo è un mascara della Catrice, quindi lo trovate da Coin, credo solo da Coin, la Catrice, forse da Upim. Comunque, perché ho scelto questo? Nonostante non sia un mascara waterproof, e c'è anche la versione waterproof, questo mascara mi dura tutto il giorno ed è l'unico che mi dura dalla mattina alla sera senza perdere proprio nessuna, caratteristica, cioè rimane nero, le ciglia rimangono belle fissate. È uno dei pochissimi mascara che, diciamo, nel corso della giornata se ne va fondamentalmente. A volte, lo sapete, dopo un paio d'ore le ciglia si abbassano oppure sembra quasi di non avere più il mascara, no? Questo qua invece rimane proprio bello intenso tutto il giorno, è incredibile, soprattutto se fate più passate, fa proprio un effetto ciglia finta, è bello. Anche di questo vi feci un video di applicazione, quindi potete vedere quel video se vi interessa, però sicuramente questo è quello che porterei nel kit estivo, bellissimo. E poi porterei certamente un primer per l'ombretto, perché con il caldo, lo sapete, il primer serve proprio per forza, cioè è un must have. E questo qui è quello con cui mi sto trovando benissimo in questo periodo della Zoeva, l'Eyeshadow Fix. È il primer migliore che io abbia mai provato. Lo so che non tutte siete d'accordo con questo, perché avevo fatto un post su Facebook e vi avevo detto appunto che ero strabiliata da questo primer, e alcune ragazze hanno detto che per loro non era buono. Non so come sia possibile, perché vi dico la verità, io ne ho provati tantissimo, ho provato Elf, Kiko, Urban Decay, come si chiama quell'altro? Come si chiama? Quello nel tubettino azzurro, dai, Too Faced Shadow Insurance. Poi ho provato quello della MAC, il Paintpot, quindi praticamente, diciamo, quelli famosi li ho provati tutti, e secondo me questo batte tutti. Ottimo, quindi per me è fantastico ed è un primer matte, però va bene per tutti i tipi di ombretto ed è tipo quello di Kiko, gli somiglia abbastanza. Vedete? Fa questa specie di cosettina traslucida. Ecco qua il primer color pelle, bellissimo. E l'ombretto vi dura veramente tutto il giorno. L'unico che me lo fa durare tutto il giorno, dalla mattina alla sera, anche con questo caldo torrido, quindi nel mio kit non potrebbe mancare. E poi, altro prodotto che porterei è la nebbia fissante di Neve Cosmetics. Ma perché? Perché comunque con il caldo afoso il trucco appunto tende a sciogliersi molto più facilmente, quindi un fissante sicuramente ci sarebbe d'aiuto. E questo qui mi piace molto, ha un ottimo inci, è abbastanza leggero sulla pelle e soprattutto fa il suo lavoro. Non fa durare il trucco tanto tanto di più, però un pochino di aiuto lo dà, quindi sicuramente lo porterei. Mi piace questo prodotto, è buono. E poi infine, sulle labbra prenderei sempre prodotti che hanno il filtro di protezione, per il discorso che vi facevo prima, del fatto che d'estate prediligo prodotti con il filtro di protezione anche per le labbra, perché io spesso e volentieri ho l'herpes e lo sapete, se siete soggette all'herpes il caldo non fa altro che favorirne la fuoriuscita, quindi praticamente d'estate mi esce sempre, soprattutto se mi espongo al sole, e sicuramente usare un filtro di protezione aiuta ad evitare che appunto questo avvenga. E questo qui è un lip gloss che mi piace molto, lo uso soprattutto d'estate perché comunque è molto appiccicaticcio, uno di quelli che fa proprio effetto bagnato, scimmeroso, ed è il lip gloss della Lepo. E questo qui ha il filtro di protezione 15, vedete? UVA UVB 15, non so se si legge. Non so cosa si leggerà, però fa parte della linea appunto minerale, quindi anche un ottimo inci. E il pennellino è di questo tipo spazzolina. E non so cosa si vedrà, però ha dei micro glitterini, molto carino, molto estivo. E per l'appunto dura anche abbastanza, perché comunque è abbastanza appiccicaticcio, però mi piace, molto molto estivo. E poi uso spesso anche questi che sono i conditioning lip balms di Elf con filtro di protezione 15. E sono appunto dei burri di cacao, in teoria dei burri labbra,
Però in realtà sono pigmentatissimi, vedete? Veramente ottimi questi conditioning lip balms, soprattutto per la stagione estiva, quindi non mancherà nel mio kit estivo, anche se quest'anno praticamente non vado in ferie, quindi diciamo questo kit estivo è più come sperare di andare in una spiaggia deserta, immaginarsi dei film che non esistono, però vabbè, ogni tanto fa bene, no? Quindi se avete la possibilità di andare in ferie, questi sono i miei suggerimenti per il kit estivo, beate voi, e niente, questo è tutto per il mio video. Spero che vi abbia dato qualche spunto e che vi sia stato utile. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.